Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Pine e eccoci con UE. Nello scorso episodio qui dietro abbiamo trovato un villaggetto delle volpi. Volpi che adesso sono nostre amiche. Il traspavetro, scambiandolo con le volpi, gli diamo anche un uovo, così ci torna utile per aumentare il nostro, cioè per migliorare il nostro rapporto con le volpi. Quindi, scambiando, diventiamo loro alleati. Siccome è notte, e lo potete vedere dalle torce accese, le volpi stanno dormendo come tutti quanti i teoricamente villaggi. Per la tunica ci manca solo cordone e pigna praticamente. Per fare il cordone serve solo la legna, quindi un cordone lo faccio. Se trovo due pigne posso iniziare a creare la nuova tunica per Rue. Abbiamo delle frecce. Abbiamo un arco adesso, non più la fionda triste, però pure le frecce le dobbiamo creare, quindi bisogna comunque fare attenzione. Ma siamo parati un po' di più perché con le frecce possiamo combattere un po' tutti. Nuova zona scoperta. Se questo... Ah, bacche. Ne prendo un po'. Che da mangiare è sempre bene. È davvero carino graficamente questo gioco. Due pigne, buono. Equipaggiamola subito. Noi adesso siamo così. E diventiamo così. Ma aumenta la vita? Aumenta la vita, buono. Per i pantaloni manca ancora qualcosa. Come vedete, nella mappa in alto a destra, dobbiamo trovare dei villaggi. E lì sopra c'è un bobbo. Evitando il bobo andiamo di qua. Dobbiamo trovare i villaggi con cripta. Abbiamo un villaggio qui, che è dietro il nostro villaggio, un altro di qua. Il più vicino è questo. Eh sì, andiamo qui. Che sarebbe lì giù. Perfetto. Stanno dormendo. Ma ciao belli. Vabbè, non li tocco. No, non ve tocco, ho detto. Intanto prendo altra roba da mangiare perché è sempre buona. Anche se le uova... Perché posso mangiare il filo esplosivo? Buono. Proviamo. Non so minimamente cosa aspettarmi da queste terre. Di notte dormono tutti? Forse i bestioni più... Ma siete bravi? Siete tipo... I puffle? Vediamo subito. Mi sa di sì. Ma li posso cavalcare? Oddio! Che bestia sei! È un coccodrillo quello! Siamo appena arrivati. Andiamo via. Approfittiamo. No, l'ha ucciso. No, fermi tutti. Meno male che abbiamo l'arco. No, non te cura, balordo. Allora, più le carico le frecce, più fanno danni. Però se si avvicina troppo mi fa male. Mori? No, si è curato. Oh mio Dio. Diciamo che è andata bene. Ma è un bestione. Questo ha lasciato la corda. Direttamente la corda? Benissimo. Oh, è una volpe. Sei dei nostri. Ciao. Ho rifatto un po' di frecce, quindi dovrei stare un po' più sicuro. Non lo so. Ammazza che bestione che era quello. Questo simbolo potrebbe essere de...
degli alligatori? Vista della cascata potrebbe essere che siano loro. Sì, posso diventare alleato anche di loro e a quanto pare le volpi non si arrabbiano. Però al momento non divento alleato di nessuno, rimango alleato delle volpi. Devo andare lì, quindi attraverso. Questa è una strana struttura, eh. Cioè, manca ancora un po' al villaggio. No. Ok. Ok, non tutti gli attacchi li possiamo parare, quindi credo che quello non sia facilmente parabile di attacco. Perfetto. Ah, e posso riattaccare al volo. Ok, questo non lo posso parare. Taglio per di qua. Perché devo arrivare a quel villaggetto. Stiamo andando verso la neve. Non so se sia buona come cosa, eh. Qui non possiamo fare nessuna donazione. Perché? Allora, queste strutture sono simili a quelle che abbiamo già trovato prima. Sembrano di una qualche civiltà abbastanza avanzata, ma erano umani? Non lo so mica, eh. Quindi stiamo andando in una cripta. Nelle cripte, perché non trovate i bestioni? Di sicuro troveremo un bestione. Macerie, non sarà così facile entrare. Ci riserva il nostro amico sull'elefante, Saddi. Credo si dica così. Qui dobbiamo far esplodere, ma noi non abbiamo nessuna idea per creare aggeggi esplosivi, tranne questo. Non credo sia la cosa migliore, eh. Dovrei passarci io sul filo e prendere fuoco anch'io, quindi no. Saddi aveva detto che la sua casa è al centro di Albamare, quindi potrebbe essere qui, sicuramente qui. Yes. Quindi effettivamente qui sono morti davvero tutti? Quindi Grob colleziona comunque le sferette. Quelle che noi troviamo in giro. Che tra l'altro gli avevano lasciato gli umani. In questo gioco l'acqua è fatta abbastanza malino. Non è questo quello che conta nei giochi. No, no. Permesso? Si può? Sono arrivato al villaggio giusto o no? Mi sa di no. Che villaggio è questo? Ma che sto dai coccodrilli? Sì che sto dai coccodrilli perché è di là che devo andare io. Sentite che passetti qua. Via via via. Ma se mi vedono? Che non sono alleato. S'arrabbiano, 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 s'arrabbiano. Corri, corri. Non so neanche se sia bene buttarsi giù in mezzo all'acqua. No, 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 no,
Li ho portati tutti io qua. Ai 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 ai. No, vabbè, mi conviene andare via. Mi conviene andare via perché sono troppi. Ne sconfiggo uno, ma ce n'ho ancora tre dietro. Leviamo l'arma e
E corriamo. Questa è casa dei Saddi? Eh sì, eh sì, eh sì. Tempo, portiamoli da lui. Dove stai? Dove stai? Amico? Che è qua? Che c'hai? Brucia? Perché devo bruciare la bandiera? Vabbè. Sei su? Fino a inciampo esplosivo. Ah, proprio così l'abbiamo trovata l'idea. Ci siamo intrufolati a casa sua. Ok, va benissimo. Quindi possiamo tornare direttamente di là? Senza vedere minimamente Saddi? Anche perché sì, lui è uno che va in giro. Ah, ma eccolo! Ah, ok, è un altro questo qua. Quindi simbolo del mercante, del raccoglitore. Due simboli del raccoglitore, un simbolo della guardia e uno del mercante, quindi devo entrare in un villaggio. Mercante e raccoglitore posso anche trovarli facilmente in giro, ma la guardia penso che controlla i villaggi, quindi dovrò intrufolarmi. E quale miglior villaggio dei coccodrilli? Ci è arrivato, eh? Dove stanno? Bestie. Questi sono buoni. Però è sera, quindi qualcuno sta dormendo, tranne quello. Chi sei tu? Balordo, Balordo, tu chi sei? Ah ah ah. No, sono caduto. Risali, risali, risali. Scemo. Mangia il volo. Allora, che c'hai qua? Questa ci serve per fare la. Ci siamo capiti, sì, i pantaloni. Ok, un simbolo ce l'abbiamo. Ora devo andare a rompergli le palle proprio al villaggio. Mangio. Ci siamo, ci siamo. Lì c'è proprio il reginetto, eh. E se attacco il reginetto? Oh, una volpe! Sta passando per puro caso una volpe qui! Aiutaci, aiutaci!
No, non andare lì, non andare lì, c'è il reginetto. Volpe, lì c'è il reginetto. No, 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 no. Lo bastardo l'avevo sentito. Ma non è che ho preso proprio il reginetto. E niente, qua tocca fa pizze. Meno male che c'è la volpe con noi qua. Porca vacca, quanti siete? Io mi sa che ho fatto danno a venire qua. Però la volpe ci sta a dare una mano, dato che ce l'hanno tutti con me. E lei nel dubbio attacca loro. Allora devo indebolire questo qua. Bravissima volpe. No, no, non te fa meno la volpe. Sta fuori la volpe, si è ritrovata qua a combattere contro 18 alligatori. Ok, ne è morto un altro. Aia, aia, aia. Si è data come un falchetto la volpe. Sì, ho trovata la pergamena della cosa. Aiuto. Ah no, il reginetto sta ancora seduto. Azzo. Sì, a te te tocco proprio. No, no, buono, 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 buono. Sì, buoni, buoni, fermi tutti. Non so minimamente dove sto. Ok, ragazzi, io penso che per questo video, dato che mi si sta facendo anche tardi perché ho avuto dei problemi con la registrazione e in più trovare questi simboli non è semplice perché devo studiare un po'. Ecco un'altra volpe. Devo studiare un po' i nemici. Ho scelto gli alligatori, forse ho anche sbagliato, ma cioè, se sappiamo affrontare i peggio, i più agguerriti, al momento almeno, forse gli altri diventeranno più semplici. Io ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Questo è il nostro fantastico UE e ci vediamo nel prossimo. Questa settimana, se riesco, porterò anche un nuovo video su Bigfoot. Quindi, se siete interessati, ci becchiamo lì. Ciao ciao!